Oh, volevo oggi parlare un po' di quello che era successo in Francia con le guerre di religione. Ecco, le guerre di religione, come ho detto, hanno lacerato l'Europa per moltissimo tempo. In Francia addirittura si arrivò praticamente a una guerra civile perché i francesi erano divisi tra cattolici e protestanti. I protestanti erano chiamati ugonotti e ci furono guerre continue, devastanti anche all'interno della corte. E alla fine però si arrivò a una pacificazione. Perché poi Enrico IV, che si convertì, lo era ugonotto, poi si convertì al cattolicesimo per poter governare la Francia, che comunque era in maggioranza cattolica, promulgò nel 1598 il famoso Editto di Nantes. L'Editto di Nantes è fondamentale perché voleva porre fine a questi scontri in Francia tra cattolici e ugonotti. Volevo analizzare alcuni articoli di questo straordinario e significativo editto. Appunto, francese. L'articolo 2 dice: noi, e qui ovviamente è il re che parla, noi proibiamo a tutti i nostri sudditi, di qualsiasi rango o condizione essi siano, di rinnovare il ricordo di tali fatti. Qui si parla appunto di tutti gli scontri. L'apice, ne è raggiunto nella famosa notte di San Bartolomeo, dove sostanzialmente a Parigi vennero uccise decine di migliaia di persone in una notte. In particolare i cattolici trucidarono gli ugonotti che erano venuti per assistere a un matrimonio che doveva conciliare ugonotti e cattolici. Fu un massacro, uno dei più sanguinosi della storia. Di attaccare, osteggiare, ingiuriare o provocarsi a vicenda a rivendicazione del passato. Ma esortiamo tutti a contenersi e a vivere in pace come fratelli, amici e concittadini. Quindi l'articolo 2 dice proprio questa necessità di lasciarsi alle spalle il passato e di andare avanti nella conciliazione e nella fratellanza. Articolo 3 dell'Editto di Nantes. Noi ordiniamo che la religione cattolica, apostolica e romana sia restaurata e ristabilita in tutti i luoghi e i distretti del nostro regno, così che vi sia professata in paese e liberamente. Articolo 6. Ed al fine di eliminare ogni causa di disordine o contese tra i nostri sudditi, noi abbiamo concesso e concediamo a quelli della cosiddetta religione riformata, qui si fa riferimento ai protestanti, agli ugonotti francesi, di vivere e risiedere in tutte le città e i distretti del nostro regno e dei nostri domini, senza che siano importunati, disturbati, molestati o costretti a compiere alcunché contro la loro coscienza riguardo alla religione, o di essere per tal causa perseguiti nelle loro case e distretti, dove desiderano vivere, a patto che essi si conducano per il resto secondo le clausole del nostro editto. Quindi il cattolicesimo, no? Appoggiato dallo Stato, ma nello stesso tempo la tolleranza e la possibilità ai protestanti di poter appunto professare la loro religione. Articolo 9. Concediamo pure a quelli della cosiddetta religione di realizzarne e continuarne la pratica, della suddetta religione protestante, appunto, di realizzarne e continuarne la pratica nelle città e distretti sotto il nostro dominio, in cui era stata istituita e messa in atto pubblicamente parecchie distinte volte nell'anno 1596 e 97. Articolo 13. Proibiamo espressamente a tutti gli appartenenti alla suddetta religione protestante di professarla per quanto riguarda ministero, regola, disciplina o pubblica istruzione dei ragazzi o d'altro in questo nostro regno e dei nostri domini in materie concernenti la religione fuori dei luoghi permessi e concessi dal presente editto. Quindi comunque c'era una limitazione, non dovevano espandersi o fare proselitismo. Ecco, questo è molto importante perché Enrico dovette appunto fare una mediazione. Tolleranza, ma con dei limiti. Articolo 14. Proibiamo anche di praticare la detta religione nella nostra corte e nel nostro seguito, ed ugualmente nelle nostre terre e paesi al di là dei monti e nella nostra città di Parigi, fino a 5 leghe dalla detta città. Tuttavia, i seguaci della detta religione, protestante appunto, che abitano nelle terre e nei paesi al di là dei monti e nella detta nostra città 5 miglia attorno a essa, non potranno essere perseguiti nelle loro case né costretti a fare cosa contro la loro coscienza in materia di religione, comportandosi per il resto secondo ciò che è disposto dal presente editto. Straordinario l'editto di Nantes perché è il primo documento proprio ufficiale fatto da un re che sancisce la tolleranza religiosa, concetto che non esisteva. Sarà Locke a parlare di tolleranza, cioè di non uccidere, di coesistere con chi ha una religione diversa dalla nostra. Qui però l'editto di Nantes lo sancisce proprio, cioè in modo ufficiale i cattolici devono accettare che esistano appunto degli ugonotti, dei protestanti che vedono il cristianesimo in modo diverso. Per finire volevo leggere una nota sempre nel manuale, a pagina 387.
la famosa Parigi val bene una messa, che appunto permise di voltare pagina in Francia dopo le tremende guerre di religione. L'adesione al cattolicesimo di Enrico IV, che appunto era protestante, si convertì per motivi politici, come dicono tutti gli storici, al cattolicesimo per poter diventare re. L'adesione al cattolicesimo di Enrico IV rappresentò un fatto di grande importanza. Non fu solo una mossa abile e spregiudicata, come suggerirebbe il commento Parigi val bene una messa, attribuito allo stesso Enrico sulla propria conversione. Parigi vale una messa, come per dire, io divento cattolico, però divento anche re di Francia. Si trattò al contrario di un passaggio indispensabile per realizzare la pacificazione della Francia e restaurare l'autorità dello Stato, nella convinzione che la pace religiosa fosse il necessario presupposto di una forte monarchia. È chiaro che la Francia non poteva diventare forte come monarchia se lacerata al suo interno per anni e anni, come è successo a causa appunto di questi scontri tra cattolici e ugonotti. Vedremo poi che questa lacerazione diventerà europea con la guerra dei trent'anni e sarà, diciamo, il culmine di questa devastazione, no? Di questo scontro tra i cristiani cattolici e i cristiani protestanti.